e a 2 giorni dal ritrovamento della piccola Nicole a Campobasso. Si fa il punto sulla macchina dei soccorsi, ma come funziona la macchina dei soccorsi? Ce lo dice l'inviato Laura Calfapietra. Domenica mattina, 2 minuti dopo le 12, l'elicottero della polizia con a bordo una squadra del soccorso alpino a terra con a bordo la piccola Nicole finisce un incubo durato una notte e una mattina. La bimba a 5 anni sta bene, ha solo escoriazioni e la notizia tanto attesa. Oggi in prefettura Campobasso la riunione di fine ricerche. L'ufficio territoriale del governo è l'ente responsabile dell'attivazione e della gestione del piano provinciale delle persone scomparse. Si fa il punto, si cercano elementi da affinare. Non emerge alcuna criticità, ci spiega il prefetto, solo encomi. Il piano è stato aggiornato nel 2021, diventa esecutivo subito dopo la denuncia di scomparsa e l'attivazione del circuito informativo. Poi si agisce sul posto. Costituendo un posto di comando avanzato nei pressi del luogo in cui è avvenuta la scomparsa. Ci si divide in squadre, si circoscrive la zona oggetto delle ricerche ed eventualmente si chiede alla cabina di regia che segue in prefettura l'impiego di determinate strutture, di determinati strumenti, di determinate specialità. È lo scenario della scomparsa a determinare le attività dei soccorritori e dei mezzi di soccorso. C'è differenza quando si parla di adulti e minori? Quando si tratta di minori vi è sempre la competenza dell'autorità giudiziaria, per cui si procede anche sulla base dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Nel caso di Nicole sono stati utilizzati più elicotteri. Quando si cambia forza dell'ordine, cambiano anche le zone di sorvolo oppure no? L'alternanza è sempre su quella zona che è stata individuata, salvo che poi non si decida di ampliare il raggio di azione. Nel caso di specie, trattandosi di una bambina, ed essendo intervenuti nel giro di poche ore, era evidente che non poteva essersi allontanata più di una certa distanza e quindi i mezzi che si sono alternati hanno ispezionato le stesse zone.